Se la legge va contro il diritto umano, allora io faccio disobbedienza civile. Aprire in sicurezza è una grande cagata. Io non prendo ordini da nessuno e non accetto nessun tipo di dittatura. Aprite! Sono le 23:36 e siamo in Piazza Castello, in questa maestosa piazza. E disobbediamo in qualche maniera, diciamo. Sì. E ci prendiamo la nostra libertà. Ci prendiamo la nostra libertà. Allora, la signora Spatari che avete davanti ha un locale a Chivasso che non chiude mai a nessuna ora del giorno da ottobre. Sì, esatto, da ottobre. Perché si è resa conto nel corso dei mesi di questa follia collettiva che studiando bene quali sono i nostri diritti e soprattutto facendoli applicare, perché il problema fondamentale è che non li facciamo applicare. Uno, perché non li conosciamo. Due, perché abbiamo paura di parlare. Abbiamo paura di essere noi stessi. Pensiamo che siamo costretti a chiudere, perché diversamente chissà in che cosa stiamo incorrendo. Perché poi le forze dell'ordine sono state molto brave, solerti e a tratti anche un po' veementi in questi mesi a farci capire che c'era il penale, chiusura del locale, c'erano i sigilli, tutta una serie di cose. Che io non ho mai applicato, signori. Perché al momento che uno mi dice, signora, lei deve chiudere 5 giorni, io non chiudo. Semplicemente dico, io non chiudo, mi dispiace, ma non per altro, perché devo mangiare. Partendo dalla necessità. Quindi partiamo dalla necessità, che è l'articolo 54 del codice penale, lo stato di necessità. Se si utilizza lo stato di necessità davanti a un qualunque giudice, anche solo quello per strada, non c'è possibilità di punizione. La sentenza del Tribunale di Roma arriva proprio da un verbale elevato ad un commerciante che ha dichiarato il suo stato di necessità. Sì, esattamente, perciò è stato assolto. Qualunque cosa tu faccia, in stato di necessità, che non dipende da te chiaramente, perché in questo caso una pandemia non dichiarata non dipende da noi, chiaro? Ecco. Che non dipende, esatto, da noi. Quindi se la volontà è politica, mi dispiace, pagheranno i politici, o con il denaro o con la galera, in qualche maniera dovranno fare. Miei cari signori, che tenete i locali chiusi per volontà, per paura, io vi esorterei a studiare l'articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Libera che cosa significa? Significa che lo Stato non può sottrarre l'iniziativa economica ai privati, né imporre ai singoli il tipo di attività che essi devono svolgere, senza tuttavia mortificare lo spirito dell'iniziativa individuale, che è esattamente quello che succede in questo periodo. Molto mortificati dalla situazione che stanno vivendo. Assolutamente sì. E mettere in pratica un po' di autodeterminazione, come faccio io, perché se me lo fate fare sempre da sola, faccio la figura dissoversiva, l'anarchica, gli dicendo che è un po' anche vero, per carità, non c'è problema, però il problema oggi è dire adesso basta. Ecco, quando Rosanna prende questa vibrazione va a cogliere proprio quel lato quasi da ordine militare, no? Ma è quel basta che devono dire tutte le persone che hanno un'azienda. Oggi basta dire, signori, no, basta, è finita. Io non prendo ordini da nessuno e non accetto nessun tipo di dittatura. Nessun tipo di dittatura. Io lo dico sempre perché mi viene bene, a oggi mi riempie la bocca. Perché aprire, signori, in sicurezza è una grande cagata. È una grande strozzata, sì. Esatto. Mi spiace dirvelo, voi volete aprire in sicurezza quando c'è una pandemia che non è assolutamente stata dichiarata. Insomma, io prendo tantissime multe, diciamo così. Sei un'esperta di multe. Sono un'esperta di multe, prendo una caterva e naturalmente le rigetto tutte. Ma se voi guardate bene, c'è scritto a grassetto addirittura. L'epidemia non è una pandemia. È un'epidemia. Lo scrivono loro. Ma non solo lo scrivono, non lo dichiarano come lo dichiara l'OMS. Ormai su internet trovate tutto. C'è qualunque cosa, è solo che non avete voglia di fare un cazzo. È semplice. E perciò, se non avete voglia di fare un cazzo, signori miei, state in dittatura. Aprite! Dovete aprire! Mi fate rimanere da sola. E lei è da sola da ottobre. La determinazione che vedete in questa donna, in questo danno per il governo, perché tu sei un danno per il governo. Io sono, cioè, credo che prima o poi mi spareranno un colpo in testa, ma gliel'avevo anche chiesto ai carabinieri quando gli spiegavo tutte le violazioni di legge che mi stavano facendo fare quelle che facevano loro. Io non ho paura di morire, se mi sparate un colpo in testa, mettete la mano alla fondina, prendete la pistola, sparatemi un colpo, perché per farmi stare zitta ci sono due. Ma loro non ti ascoltano, o fanno finta di non ascoltare, oppure si vergognano. Secondo me l'ultima che hai detto. Che si vergognano può essere. Basta essere semplici. Dichiarare apertamente la propria volontà. Io non prendo ordini da nessuno, perciò non accetto nessun tipo di dittatura. Semplicissimo. Fantastico. Con l'anima aperta, col cuore aperto. Guarda che nella Bibbia, tutti i negozi con le vetrine accese. La paura è una cosa terrificante, bloccante. Ancestrale. Diceva sempre il dottor Riach quando facevo i suoi corsi. Un psichiatra veramente molto bravo. Usava la terapia breve. Tutte le paure sono collegate alla paura di morire. Tu hai paura di tenere aperto un locale. Hai paura perché pensi che nel futuro poi non potrai più mangiare. Però in realtà lo stai mangiando già adesso. Allora sei in dissonanza con
cognitiva. Allora aprite! Perfetto. Meraviglia, via Roma. Via Roma. Tra l'altro, signori, se non aprite, non potranno neanche incassare i proprietari delle strutture che affittate. Perché non vi lamentate voi che avete i negozi affittati? Non lo prendete l'affitto? Molti di voi si troveranno con uno stipendio dimezzato. Non vedo l'ora, sinceramente, così magari muovete il culo dalle sedie. Guarda, il famoso ristorante del cambio, lo vedi? Allora, chiuso, blindato, un ristorante storico. Ristorante del cambio? È proprio storico. Dove Cavour aveva il suo tavolo. Esatto. Ah, voi lo sapete che in Francia vi prendono ben 8.000 euro al mese, i ristoranti dai 10 ai 15.000. Al mese, signori. Tutti i mesi. Perciò noi siamo tenuti volutamente in dittatura. Dico noi perché io sono nella categoria. Ho questo piccolo localino che gestisco autonomamente. Ma è un bel localino, Bob. È veramente un bel localino, Bob. Non scherzare, eh. Veramente accogliente. Senza mascherina, che cazzo è successo? Oh, c'è più impazziti qua. Mica, che cazzo è successo? No, guarda, cioè, ragazzi, si sono tolti le mascherine. Stai tornando da lavoro? Anche io sono venuta direttamente qua dal lavoro, dopo che ho finito di lavorare. Riguardo le bellezze architettoniche, mi faccio un giro in pienissima libertà. Uso l'articolo 13 della Costituzione. Qual è l'articolo 13 della Costituzione? Tu lo sai? Non lo so. La libertà personale inviolabile! Non c'è tornare, sono giusto. È un mio modo di fare quando parlo con le forze dell'ordine. Urlo sempre. Ma non ce la faccio, è più forte di me che quando vedo una divisa mi viene da urlare. Boh. Questi bar qua li dovete riempire, questi di oro, ormai è una polvere. Ma anche i mercatari fanno le file chilometriche con i loro furgoni e fanno le loro rimostranze. Che ci sta, va benissimo, perfetto. Però poi il giorno dopo non pianti, allora che cosa la fai fare la manifestazione? Tu fai una manifestazione da schiavo, chiedi alle forze dell'ordine oppure al governo di farti aprire. Io non ti chiedo niente, io apro, punto. Ma apri. Manifesti per chiedere il permesso di vivere. Apri sto locale. Siamo impazziti. Apri. Le uniche soluzioni ad oggi sono riaprire tutti senza le cazzate della sicurezza. Noi siamo già in sicurezza perché siamo l'unico paese al mondo che c'ha il bidet e ci laviamo il culo. Però non abbiamo bisogno che ci vengano a dire come dobbiamo lavarci il culo. Dovete aprire tutti senza il permesso di nessuno perché non siete schiavi. Qualcuno sicuramente si starà chiedendo, sì vabbè vabbè vabbè, ok apro va bene. Ma quando arrivano le forze dell'ordine che... Mi levano un verbale, mi dicono che ci sarà una chiusura di 5 giorni, mi metteranno i sigilli e che scadrò nel penale. Io che cosa rispondo? Io non chiederò mai, mi dispiace, per niente e per nessuno. Ma non è vero che si cade nel penale, perché l'articolo 650 l'hanno tolto al volo, perché effettivamente di penale non c'è niente. Leggendo la sentenza si evince una cosa chiarissima: non è possibile in nessun caso, nessuno, che un locale aperto scada nel penale. L'ho già detto in un altro video, lo ribadiamo chiaramente: non si può scadere nel penale, in nessun caso. Vogliamo dirlo che tutti questi casi di verbali non sono verbali, ma sono accertamenti di violazione amministrativa, non sono legali. Lo dice il TAR del Lazio, come dicevi tu l'altra volta in Cassazione, perciò fa giurisprudenza. Le multe non si pagano, si rigettano. I sigilli, se li fanno, sono degli abusi. Il penale non è possibile scadervi dentro, quindi che cassa aspettate ad aprire? Aprite! Ma se la legge è uguale per tutti, allora non mi venite a dire che il TAR del Lazio, ah no, è stata fatta nel Lazio, ah no, è stata fatta nell'Emilia. La legge è uguale per tutti, perciò tutto quello che viene decretato in Cassazione diventa giurisprudenza e legge. Se la legge è uguale per tutti, allora deve valere per tutti, non per vabbè il fioraio sì e l'orologiaio anche, il tabaccaio pure, ma sì il supermercato pure. E allora signori, se c'è una pandemia tutti chiusi a casa e l'esercito porta le buste della spesa a casa, o così o tutti aperti. Tutti aperti direi, oramai non c'è nessun dubbio. Abbiamo la nostra economia, tutti esatto, aperti, e soprattutto manteniamo i nostri figli, perché al giorno che non avrete più denaro per mantenere i vostri figli ve li portano via, come ha detto la Lorenzini. Perciò sveglia! Oggi, una serata come questa, meravigliosa, calda, guarda che figata, dovrebbe esserci il mondo fuori. Perciò aprite, visto che pagate voi l'affitto, le tasse, la luce, il gas, l'acqua. Scusate, ma pagate tutto voi. I politici guadagnano sul lavoro che svolgete. Allora quando vi svegliate mai? Il perruba che mi dicono, sperate, sia sfatare. Cosa devo fare con lei? Faccia come l'altra volta. Cosa fa? Non firmo. Preso copia, non accetto il contratto. Se se lo ricorda. Se no io glielo ripeto tutte le volte, non si preoccupi. Sono un po' in imbarazzo con te, le forze dell'ordine, eh? No, hanno questo problema. Ma no, non è... cioè sì, in fondo sì. In fondo, no, in fondo esatto, sì. Esatto. Sì, sì, in fondo sono in imbarazzo. Perché io oltre a recitare qualcosa di legalese, no, sai quelle cose che impari così leggendo, studiando qua e là, ascoltando tutte le fonti autorevoli, gli avvocati sono fonti autorevoli, te li ringrazio che stanno facendo un ottimo lavoro, sì, ultimamente. Sì. Sono veramente dalla nostra parte, forse sono gli unici. Perciò io quando parlo alle forze dell'ordine, prima legalese e poi col cuore, parlo col cuore. Allora lì sì che ci sono dei problemi. Perché la coscienza si è rivolta. Tutte le coscienze si stanno rivoltando, il diritto,
il diritto naturale, il diritto naturale alla vita. Se lo capite, allora domani mattina aprite tutti i vostri negozi, aprite tutti i vostri ristoranti, i vostri bar, aprite e lavorate semplicemente quando arrivano le forze dell'ordine, perché avvertono, lei lo sa, lei non può, la legge. Le salutate, le ringraziate per la visita e molto amorevolmente vi direte: se la legge va contro il diritto umano, allora io faccio disobbedienza civile e tengo aperto. Perché devo vivere, perché devo mangiare, perciò voi non avete nessun potere, nessun tipo di potere può essere applicato su una persona perché diventa schiavitù. Non è difficile. Aprite! Dovete svegliarvi e godervi questa meraviglia, questa bellezza. Che meraviglia. Aprite tutti i vostri negozi locali e fate disobbedienza civile. Che è prevista dall'ordinamento giuridico? Fate disobbedienza civile. Il mercato. Occupate le piazze del mercato. Non cedete a nessun tipo di ricatto. Aprite, anche se non vendete niente, aprite tutto. Parlare va bene, ma la parola, se non è seguita dai fatti, non ha nessun valore. Il valore è sempre l'umano, ragazzi. Il valore è l'umano, quello che sei, quello che fai per la tua vita, per la tua quotidianità. Dovete aprire in disobbedienza civile. Chiunque è un diritto costitutivo. Aprite in disobbedienza civile. Se apriamo tutti, nessuno potrà fare niente. Lo sapete che se apriamo tutti, le forze dell'ordine sono con noi. Eh sì, perché come diceva Churchill, se una persona fuma sotto il cartello vietato fumare, la si multa. Se sono in 5, gli si chiede di spostarsi. Se sono in 20, si leva il cartello. Noi leviamo i cartelli, tutti. Aprite. Ciao, vi vogliamo bene. Vi amiamo.